siamo occupati di altri aspetti della realtà siciliana per tentare di capire che cosa accade quando il progresso tecnologico, i messaggi, i valori della società dei consumi si abbattono di colpo sul chiuso di culture locali che si sono evolute nel corso dei secoli. Quando individui, famiglie, interi villaggi si trovano a subire senza difesa, senza i necessari strumenti critici, concezioni di vita estranee alla propria tradizione. Questa volta ci soffermeremo sul mondo contadino per fare qualche rapida riflessione sull'evoluzione degli usi e costumi nelle campagne del sud. Le immagini che vedete sono di un documentario girato nel 1955. Quando stava appena cominciando il grande rivolgimento che avrebbe investito nei decenni successivi le campagne, quelle meridionali in particolare. A vedere queste immagini si direbbe che sono passati non 25, ma 100, 1000 anni. Gli attrezzi, i metodi, perfino i gesti sono cambiati. La caratteristica di quel mondo arcaico consisteva nel suo essere un sistema chiuso. In esso tutti gli elementi, uomini, materie prime, utensili, avevano la loro origine e la loro fine entro l'universo circoscritto di una singola comunità. Le forche per raccogliere il grano, le falci, gli aratri, venivano prodotti sul posto dagli stessi contadini, così come i dialetti, i canti, i riti, originavano dagli stessi luoghi ed erano assimilati fin da bambini. Vi era insomma un legame profondo tra uomini, cose e generazioni, perché la cultura locale si era accumulata lentamente nei secoli con l'appoggio di ognuno, e ognuno la sentiva come patrimonio inalienabile suo e della sua comunità. Certo, molti valori, molte consuetudini di questo mondo arcaico erano incomprensibili per la mentalità moderna. Non va dimenticato che il mondo contadino siciliano era sempre stato dominato dal sistema del latifondo, vaste estensioni di terra controllate da pochi proprietari assenteisti, da gabellotti e affittuari avidi e retrivi che le sfruttavano secondo il principio del massimo guadagno col minimo investimento. Latifondo significava perciò colture sempre più povere, strumenti e tecniche rudimentali, mancanza d'acqua, di case, di strade. Per la grande massa dei contadini poveri significava fatica disumana, sfruttamento, miseria, ignoranza, violenza. Era inevitabile che questi fattori storici e ambientali
queste condizioni di vita dura, insopportabile, si riflettessero sulla morale collettiva della gente e comportassero concezioni e costumi primitivi, come per esempio la sfiducia nello Stato, la rassegnazione di fronte alla mafia, la segregazione della donna, il regime patriarcale della famiglia. Com'era possibile pensare che contadini che fino agli anni 50 spagliavano il grano così, con l'aiuto del vento, tutto in una volta potessero adeguarsi al ritmo e alle modalità di un progresso che gli era estraneo? Nell'illusione di facilitare questa evoluzione, piovvero dal nord e da altri paesi industriali forme di antropologi, di sociologi, di tecnici per studiare le cause dell'arretratezza meridionale. Si disse che il mondo contadino era incapace di esprimere l'imprenditorialità, l'associazionismo. Si affermò che i suoi valori costituivano una palla al piede dell'intero sviluppo nazionale. Insomma, si definì la cultura contadina non diversa, come in effetti era, ma inferiore. Salvo poche eccezioni, nessuno riuscì a capire con realismo e con umiltà che quei valori tradizionali, quelle culture, non potevano essere spazzati via di colpo, brutalmente, proprio perché non si trattava soltanto di una soprastruttura superflua e appiccicaticcia, ma di una parte integrante della vita popolare. Sarebbe occorsa un'azione attenta e intelligente per fare in modo che i protagonisti delle cosiddette culture subalterne avessero modo di prendere autonomamente coscienza della propria identità. Non ci fu purtroppo niente di tutto questo. Ci fu leggerezza, superficialità, condanna sommaria, prevaricazione e violenza. Le conseguenze sono quelle che possiamo constatare ancora oggi. Disoccupazione, emigrazione, malessere. I giovani, sradicati dal proprio ambiente, sono finiti nelle grandi città industriali del nord. Gli anziani e le donne, rimasti in Sicilia, hanno dovuto subire la pressione della civiltà di massa. Qualcuno, non a torto, ha definito tutto ciò un genocidio. Così quel mondo arcaico, complesso e misterioso, accumulazione di secoli di esperienza e di vita, sopravviverà ancora per qualche anno, predetto superfluo ed inutile, per poi scomparire come in un gorgo, senza che ne resti nemmeno il ricordo.